Ok, allora ciao a tutti. Come promesso, vi farò un tutorial su come registrarsi e quindi come creare facilmente un canale per poter chattare con Dada quando è in diretta o durante i workshop o corsi online. Allora, come vedete, ho già aperto la schermata di YouTube. In questo primo tutorial vi farò vedere come registrarsi attraverso YouTube su un PC, su un computer. Nel secondo vi farò vedere come registrarsi se voi utilizzate invece il cellulare, logicamente scaricando l'app di YouTube. Iniziamo con questo. Allora, prima di tutto bisogna appunto entrare in YouTube. Quindi apriamo il nostro browser e entriamo su youtube.com, come vedete qui. E si aprirà esattamente questa pagina. A questo punto, se non siamo registrati su YouTube, noi cliccheremo qui sul pulsante in alto a destra, accedi. Si aprirà una pagina di questo tipo. Logicamente a me qua dà già il mio account registrato, ma noi facciamo finta di non averlo e quindi questo passaggio voi 99% non lo farete perché non siete registrati, vi darà subito questa schermata. Noi, non avendo un account, dovremo cliccare su Crea account, qui in basso a sinistra. Gli diremo Crea account e vediamo che si apre questa schermata dove dovremo inserire tutti i nostri dati. Quindi, cominciamo con la registrazione. Inseriremo il nostro nome, ora io metto dei nomi di fantasia, diciamo. Mettiamo Daduzza, cognome Segantini. Ok. Mettiamo un indirizzo email dove possiamo scaricare le email. Quindi mettete il vostro indirizzo email, nel nostro caso mettiamo commerciale@bg.it. Mi raccomando, mettete il vostro indirizzo email, il vostro nome, il vostro indirizzo, il vostro cognome e il vostro indirizzo email, perché come vedete qua dovete poi confermare che questo indirizzo è il vostro. A questo punto scegliamo una password. Scegliamo una password che deve essere almeno di 8 caratteri e deve essere formata da una combinazione di lettere, numeri e simboli. Ok? Quindi per fare un esempio, però voi mettete poi la vostra password, potrebbe essere, che ne so, mettiamo nome gatto, poi mettiamo un simbolo, mettiamo la chiocciola, chiocciola, quando è nato, 2000. 15. Ok? Ci sono 8 caratteri, ci sono le lettere, i simboli e i numeri. Quindi questa è indicativamente quello che possiamo fare. Cliccando su questo occhiolino si nasconde la password o si vede la password, giusto per voi, per vedere se la cliccate bene. Quindi
Ora io cancello questa e inserisco una password che non vi faccio vedere, voi inserite la vostra e non ditela mai a nessuno, va bene? L'ho inserita, qui devo scriverla uguale identica. Se non fosse uguale, tranquilli, perché non vi fa andare avanti. E clicchiamo su avanti. Quindi vi si aprirà questa pagina dove appunto ci richiede di inserire un codice che vi è stato mandato all'indirizzo email che avete indicato. Nel nostro caso io ho indicato il nostro indirizzo email, voi avrete indicato il vostro. Quindi dobbiamo andare a controllare nel nostro programma di posta, oppure se lo controlliamo online, la nostra posta elettronica. Quindi io vado sul nostro webmail e voi andrete sul vostro e ci arriverà una mail di questo tipo da Google, perché Google e YouTube sono la stessa cosa. Quindi verifica dell'indirizzo email. Apriamo la nostra mail e troviamo questo codice. Lo possiamo inserire a mano oppure semplicemente lo selezioniamo, tasto destro, copia, e andiamo a inserirlo nella nostra pagina. Tasto destro, incolla e diciamo verifica. Fatto questo, Google, o meglio YouTube, o entrambi, ci chiedono un'ulteriore verifica di sicurezza. Infatti, come c'è scritto qua, Google vuole assicurarsi che sia davvero tu. A tale scopo ti invierà un SMS con un codice di verifica a 6 cifre. Vengono applicate le tariffe standard. Vabbè, queste sono cose che scrivono di default. A questo punto voi inserirete il vostro numero di telefono cellulare dove potete ricevere un SMS. Quindi inserirete il vostro numero di cellulare, il vostro, ripeto, e cliccate su avanti. Vi si aprirà questa pagina dove vi chiede di inserire il numero che vi hanno mandato via SMS. Ok, dopo un minuto o due, non abbiate fretta, dovrebbe arrivare un SMS con un codice. Vedrete che c'è scritto G trattino e il codice. E poi è il tuo codice di verifica Google. A questo punto noi non facciamo altro che inserire i numeri che ci sono dopo la G. Logicamente voi avrete il vostro codice, non il mio, il vostro che vi arriverà, che vi è arrivato via SMS. A questo punto non dobbiamo far altro che dire verifica. Benissimo, si aprirà la pagina con il riassunto del vostro account, dove vi chiede queste altre informazioni. Quindi, data di nascita,
mese e anno. Ok? La vostra data di nascita, logicamente. Sesso, donna, uomo, preferisco non specificarlo, personalizza. Io metto preferisco non specificarlo, potete mettere quello che volete. E clicchiamo su avanti. A questo punto Google ci fa una serie di proposte. Se vuoi aggiungere il numero di telefono al tuo account per usare nei vari servizi Google, ricevere videochiamate, rendi servizi Google compresi negli annunci, io a questo punto direi salta. Così almeno lo possiamo fare poi in un secondo momento, se lo vogliamo, oppure non lo facciamo. Quindi diciamo salta. Naturalmente, come evitarle? Impossibile. Arrivano i termini sulla privacy. Scorriamo verso il basso con la nostra barretta. Accetto i termini del servizio Google e accetto il trattamento dei miei dati come descritto, eccetera, eccetera. E finalmente clicchiamo su Crea account. A titolo di conferma, questo account Google è impostato per includere funzionalità personalizzate con consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi scegliere altre opzioni per modificare le impostazioni di personalizzazione. Quindi possiamo farlo adesso oppure lo facciamo poi in un secondo momento entrando da Google per personalizzare le cose che ci interessano, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento facciamo conferma. Vediamo che lui pensa e voilà, riapre la nostra finestra di YouTube. A questo punto noi possiamo fare una bella prova e dire accedi. E lui, come vedete, è entrato col nostro account. Se clicchiamo qui in alto, dove c'è questa figurina verde, si aprirà e come vedete abbiamo Daduzza Segantini commerciale. A questo punto noi abbiamo un account YouTube. E siamo pronti a vedere tutti i nostri video, fare tutto quello che vogliamo con il nostro account YouTube. Come dicevamo, abbiamo il nostro account YouTube. Dobbiamo fare ancora un piccolo passo per permetterci durante le dirette, durante i workshop con Dada, di utilizzare la nostra chat, quindi scrivere quello che vogliamo, così Dada può leggere e rispondervi in tempo reale. Cosa faremo? Andremo sempre sulla nostra iconcina verde in alto a destra, clicchiamo, vedete che, come abbiamo visto, si apre tutta una bella sfilza di opzioni. Noi andiamo sulla prima e clicchiamo su il mio canale. YouTube, appunto, ci permetterà di creare un canale, che è un canale sul quale noi possiamo fare quello che vogliamo, caricare video, fare dirette, fare quello che vogliamo, oppure non fare assolutamente niente, semplicemente lo creiamo per poter interagire con le dirette e poter scrivere in chat quando seguiamo Dada nelle sue dirette giornaliere o nei
workshop, come in questo caso. Quindi lasciamo tutto com'è e diciamo crea canale. Lui elabora. Ok, come vediamo, questo è il vostro canale, logicamente vuoto perché non c'è assolutamente niente. Deciderete voi poi cosa fare, però questo ci permetterà di poter interagire con Dada in diretta scrivendo sulla chat. Perfetto, allora a questo punto noi siamo sul nostro account YouTube. La prima cosa da fare è andare a iscriversi al canale di Bimagenta, così almeno tutte le dirette che Dada farà tutti i giorni vi verranno segnalate. Quindi Dada è in diretta, puoi tu scegliere se vederla o no, però avrai tutte le notifiche. Quindi come facciamo? Innanzitutto andiamo qui su dove c'è scritto cerca, mettiamo Bimagenta, anche tutto attaccato, clicchiamo e aprirà il canale Bimagenta. Come vedete qua in alto c'è l'anteprima del canale. Possiamo cliccare direttamente qua dove c'è scritto iscriviti e sei iscritto. Se vogliamo possiamo ricevere o meno le notifiche, cioè quando Dada è in diretta, quando pubblichiamo dei nuovi tutorial e tutto, vi arriverà una semplicissima notifica. Nuovo tutorial, nuova diretta, Dada in diretta, e voi deciderete se seguirlo o meno. Le notifiche si possono attivare e disattivare quando si vuole. Quindi potete fare una prova. Se noi attiviamo le notifiche, come vedete qua in fondo, a sinistra c'è scritto ricevi le notifiche. Quindi a questo punto vi faccio vedere come collegarvi al vostro workshop appena inizia. Dada andrà in diretta solo per voi, quindi condividerà il link, il pulsante della diretta con il gruppo Facebook creato appositamente per questo workshop. Quindi ora noi abbiamo fatto una prova, vi arriverà come è arrivato a me su Messenger, quindi sul messaggi di Facebook, vi arriverà il link di Dada, come vedete la faccina di Dada. Voi non dovete far altro che andare sopra e cliccare, vi si aprirà automaticamente YouTube. Appunto, eccola qua. Come vedete, qua di fianco noi abbiamo già, a parte le facce, Dada di anche qualcosa, così almeno, ecco. E ciao! Ok, qui di fianco vediamo la chat, dove possiamo scrivere. Se io scrivo ciao Dada e cliccando sulla freccina qua invio, Dada vedrà la sua scritta. Ok, tutto qua. Ciao Daduzza Segantini, ma sono io Daduzza Segantini. Eccola, va bene, salutiamo Dada, e questo è quanto. Voi potete guardarvi la vostra diretta, logicamente. Ciao. Già che ci sono, vi faccio vedere anche
cliccando sul pulsante impostazioni potete gestire a quanto vederla. Adesso in questo momento ci sono solo queste opzioni perché Dada sta facendo la diretta con il cellulare, ma poi ci saranno anche quelle più grandi e ad alta risoluzione durante il workshop. Va bene? Per qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Ciao a tutti. Ciao. A dopo.